La parola forza è stata la parola ispiratrice, pensando alla storia di Ivan Cottini, il modello malato di sclerosi multipla, quando i ragazzi dell'Olivetti hanno deciso di scrivere e musicare un testo che potesse rappresentare la lotta quotidiana di questo ragazzo che sta diventando un simbolo in tutta Italia per la sua personale battaglia contro la malattia. Comunque è una cosa bellissima sapere che quando sono entrato dentro ai ragazzi con la mia storia e sono rimasto a tal punto da portarli a fare una canzone, è il massimo, top. Ma c'è una cosa che sta particolarmente a cuore, che ti colpisce maggiormente di tutto quello che vivi per questa tua esperienza? Ma secondo me se volevi arrivare a tal punto con rotto le balle che sono ovunque. Ti ho detto, la cosa bella è rimanere dentro le persone, quindi questo, fin quando vedo nei ragazzi o nelle persone che ascoltano la mia storia e rimango dentro, per me questo mi spinge a fare ogni giorno sempre di più. Per produrre un prodotto di successo ci vogliono ingredienti di successo e i Lollyman, gruppo musicale fanese degli anni 70, arrivato alla ribalta nazionale e ad un passo da Sanremo, sono l'ingrediente giusto. E sono queste quelle cose che prendono veramente dentro. Quando l'Olivetti ci ha chiamato e ci ha detto se volevamo collaborare, siamo rimasti veramente entusiasti. La canzone, come ha detto il paroliere, dice continuamente non renderti mai contro le avversità della vita, che ce ne sono tante, e soprattutto i sogni. I sogni sono tutto, quindi i sogni sono fondamentali, dobbiamo sempre averne. Ma la sua personale lotta è diventata la lotta di tutti. Ivan ha trasformato il suo doloroso percorso in uno spot gigante per parlare di questa malattia e così si è involontariamente trasformato in un simbolo, un esempio di forza di volontà e che cosa si può fare con la caparbietà di chi vuole superare i propri limiti. E adesso appunto quello che ci rimane è quello di lanciare, diciamo, un appello affinché questo DVD possa essere acquistato, perché tutto ricavato andrà in beneficenza appunto per l'associazione Sclerosi Multipla di Pesaro e quindi appunto per rafforzare questa testimonianza che Ivan ci dà ogni giorno.